Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono particolarmente emozionata e contenta perché vi faccio vedere i miei due nuovi tatuaggi, i due nuovi tatuaggi che ho fatto una settimana, 2 settimane fa quando sono stata in Italia. So che vi ho fatto aspettare un bel po' con questi cerotti terribili addosso per nascondervi, per non rovinarvi la sorpresa. So che uno si è intravisto, tipo non vi sfugge niente veramente. In un vlog che avevo fatto, quello qui sulla mano si era intravisto e voi ovviamente l'avete notato subito, però l'altro sono riuscita a tenerlo un segreto, che poi è il tatuaggio più grande e più significativo, insomma, dei due che ho fatto. Prima, naturalmente, vi faccio vedere tutti gli altri tatuaggi perché in questo video mi avete chiesto in tanti di farvi un video proprio dedicato a tutti i miei tatuaggi in cui ve li faccio vedere tutti quanti. Quindi, in questo video, prima di arrivare ai due nuovi tatuaggi che vi farò vedere alla fine, vi farò vedere anche tutti quanti tatuaggi che ho, che se non sbaglio sono 9, tipo ho perso il conto, penso di essere a quota 9, e vi dirò esattamente quando li ho fatti, dove li ho fatti e il significato che hanno. Anche se voglio fare una premessa dicendo che non per forza tutti i tatuaggi devono avere un significato dietro, ci possono essere tatuaggi che uno si fa solo perché gli piacciono, per abbellire il proprio corpo. Perché una volta tendevo anch'io a pensare questa cosa, no? Se, cioè, tutti i tatuaggi devono avere un significato speciale. Non è assolutamente vero. Possono avere un significato speciale, ma possono anche semplicemente piacerci perché sono esteticamente belli ai nostri occhi. Tra l'altro, se volete farvi una risata, ve l'ho fatto vedere su Instagram, non ve l'ho fatto vedere ancora qua su YouTube, ma questo è il mio nuovo cerchietto di Fendi, ragazzi, e se io lo metto, cioè è gigantesco, è una cosa improponibile. E tra l'altro, se piego la testa, cade. Io adesso, spiegatemi una cosa, scusatemi, so che non c'entra nulla con questo video, ma io vorrei capire una cosa. Allora, mi rivolgo a Fendi, ma anche a tutti voi, cioè, sono io che ho la testa troppo piccola, o siete voi, o sono loro che fanno cerchietti, onestamente, troppo giganteschi. Forse devo comprare i cerchietti per bambini, non lo so. Io ormai ho buttato le etichette e tutto, quindi non penso di poterlo rimandare indietro e avere un rimborso, ma come faccio ad andare in giro se appena piego la testa cade? Penso che questo sarà uno degli acquisti che finirà inesorabilmente nel video degli acquisti di cui mi sono pentita, perché, cioè, onestamente mi piace. Il problema è che, non lo so, o è troppo grande o mi devo abituare io, ma nonostante, cioè, oltre al fatto che sia così voluminoso e che sembri enorme sulla mia testa, è appunto anche scomodissimo perché appena mi giro, trac, cade. Quindi volevo indossarlo per questo video, ma è decisamente una cosa che non accadrà. Quindi, ragazzi, iniziamo con i miei tattoo. Vi faccio vedere il primo che ho qui dietro sulla nuca, praticamente dietro al collo, che è il tatuaggio di una fatina. Appena fatto, aveva anche attorno alla bacchetta magica e giù lungo, praticamente, che cadevano giù delle stelline rosa che però se ne sono andate. Tipo, non penso di aver avuto il colore rosa neanche per un anno, quello se n'è andato subito e forse potrei riaggiungerlo. Ma devo dirvi la verità, con questo tattoo non mi sono trovata particolarmente bene. Questo l'ho fatto a Trieste, avevo, se non sbaglio, 23 anni ed è stato il mio primo tattoo, nonostante io amassi già tantissimo i piercing, perché il mio primo piercing all'ombelico l'ho fatto a 12 anni. Sì, lo so, non sono normale, ma non me ne sono mai pentita, tra l'altro, l'avrei rifatto 1000 volte. L'ho fatto a 12 anni, un mese e mezzo prima di compirne 13, ero alle medie, cioè tutti mi guardavano, ero l'unica ovviamente in tutta la scuola. E poi tutte le mie amiche lo hanno fatto, nonostante all'inizio mi dicessero: Nicole, che strano, ma cosa sei fatta sta roba? Poi se lo sono fatte tutte, comunque. Poi a 17, no, a 16 o a, qui, no, a 15 ho fatto quello sul trago. So che questo video non c'entra con i piercing, ma è per fare una premessa. Quello sulla lingua l'ho fatto a 17 anni, praticamente tutti da minorenne. Poi avevo anche il piercing al naso che ho fatto
o poco prima o poco dopo di quello al trago, quindi avevo anche più o meno sui 14-15 anni. L'unico di cui mi sono davvero pentita era quello sul naso, che adesso sembra semplicemente un poro della pelle, un pochino più insomma largo degli altri, però per il resto sono tutti piercing che continuo ad amare. E invece, appunto, per quanto riguarda i tatuaggi, hanno iniziato a piacermi piuttosto tardi, tra virgolette, perché appunto a 23 anni avevo già tutti i piercing da tanto tempo ed ero convinta fino appunto ai 23 anni che non avrei mai fatto un tattoo perché non mi piacevano o comunque non tanto quanto i piercing. Poi ovviamente mi sono ricreduta naturalmente, però appunto inizialmente mi ricordo che qualche anno fa la pensavo così, poi mi hanno detto guarda che dopo che ho fatto il primo tattoo e ci ho messo un sacco di tempo a decidermi, ci ho pensato veramente, cioè tanto troppo, e poi mi dicevano: vedrai che adesso che hai iniziato con il primo tattoo non potrai più fermarti e ne farai tantissimi altri. Ed avevano ragione, solo che io mi immaginavo di vedermi tipo tutta tatuata e pensavo: no, è impossibile, ragazzi, non, cioè non è il mio stile. Però alla fine ho continuato a farli anche se piccolini. Ma comunque ho continuato e quindi appunto adesso, se non sbaglio, sono a quota 9. Questo tattoo però sulla nuca, io non volevo la fatina esattamente così, nel senso che all'ultimo momento avevo detto al tatuatore di fare la testa un pochino più carina, volevo fare delle modifiche, ma il tatuatore, e non mi sono trovata particolarmente bene con questo tatuatore, questo è uno studio a Trieste, mi trovavo sempre molto bene con il piercer di quello studio, che è fantastico, ma non con il tatuatore che non mi ha ascoltato particolarmente, e forse perché per lui, essendo un tatuaggio piccolino, eccetera, poteva non essere importante. Forse per un tatuatore che ha un sacco di tatuaggi, il mio tatuaggino così piccolino, una lineetta in più, no, una lineetta in meno, per lui non cambiava, però per me cambiava, e quindi mi è sempre un po' rimasto, non lo so, questo piccolo fastidio perché volevo leggermente che la testa fosse cioè volevo che la testa fosse leggermente diversa della mia fatina. Il tatuatore mi ha detto sì e poi me l'ha fatta esattamente come avevamo detto in precedenza, e quindi io volevo cambiare e non me ne sono accorta naturalmente essendo dietro il collo fino a quando poi me l'ha fatto vedere allo specchio. Quindi non è, cioè, è stata una bella esperienza, ma appunto questa piccola modifica io volevo farla e non ho potuto farla, quindi mi è rimasta un po' qua sta cosa. Comunque sono molto affezionata a questo tatuaggio perché è il mio primo tatuaggio. Io ho una passione, non so come descriverla, una grossa fissazione con le fatine, diciamo così. Mi sono sempre vista come una fatina, voi ditemi quello che volete, però io mi sono sempre sentita una fatina. Amo le fatine, da piccola volevo avere sempre giochi con le fatine e quindi il mio primo tattoo non poteva che essere una fatina. Se avessi potuto l'avrei fatta molto più grande, molto più elaborata, con molti più dettagli, ma appunto per farla così elaborata sarebbe dovuta essere molto più grande, quindi alla fine ho scelto un compromesso, diciamo, tra grandezza e dettagli, perché può sembrarvi piccolina. Però questo è praticamente il tatuaggio più grande che ho, quindi per me è grande, ok? Poi, dopo 3 anni circa, sì, dopo 3-4 anni, mi sono finalmente decisa di farne un altro. Ed è questo sul polso che si nasconde sempre sotto al mio orologio. Ed è la scritta Believe e la B è invece formata da un cuoricino. Questo tatuaggio è particolarmente importante per me perché in quel periodo penso fosse, vabbè, c'è il video, quindi se andate a rivederlo, probabilmente potete dirlo voi a me che anno era. Penso fosse il 2012, 2011, 2013, una roba del genere. Quello è stato il periodo in cui io ho iniziato a leggere i libri sulla legge dell'attrazione, a capire che cosa fosse la legge dell'attrazione e ho imparato ad usarla. E questo tatuaggio non solo perché sta a significare anche credere in quello che non possiamo vedere, ma che io so che c'è, e anche appunto insomma, è un mix di cose, però
Per me, believe, quando diciamo quando mi sento triste oppure penso che la mia vita non abbia uno scopo, non... a volte ho questi momenti in cui ho delle crisi tipo esistenziali, universali, e guardare il mio tatuaggio mi aiuta. Quindi sì, è un tatuaggio molto speciale per me. E questo è stato, tra l'altro, quello che mi ha fatto più male. Cioè, allora, io lo sapete, lo dico sempre, ma è vero, ho una soglia del dolore parecchio alta. Però questo tattoo mi ha fatto male, ragazzi, che io a malapena ho resistito fino alla fine. Sarà che il tizio che mi ha fatto il tattoo, questo tattoo l'ho fatto in Olanda ad Alkmaar. All'epoca abitavo ad Amsterdam, ma la mia amica De Melsa mi ha detto vai dal mio tattoo artist, che è anche un mio amico, insomma siamo andate dal suo tattoo artist ad Alkmaar. Il nome di questo tattoo shop si chiamava, o si chiamerà ancora, presumo, Yes, it hurts, cioè sì, fa male. E il tatuatore mi spiegava che lui deve spiegarlo ogni volta che gli chiedono: ma fa male fare un tattoo? E lui deve rispondere: sì, fa male. Quindi alla fine ha chiamato il tattoo shop così. Però io penso che particolarmente questo tatuatore, nonostante fosse simpaticissimo e molto bravo, ci prendesse un po' gusto a fare male mentre tatuava. E quindi mi ha fatto veramente un male cane, ragazzi. Io cioè non riuscivo a sostenere il dolore, non so come sia possibile. Ma a malapena ci sono riuscita e stritolavo, mi ricordo, la mano di De Melza in quel momento. C'era anche Neil, ma Neil, come sempre, aspettava fuori perché lui è particolarmente impressionabile da aghi e roba del genere e sviene. Quindi il problema è, appunto, dovevo portare qualcun altro che venisse per farmi un po' di, diciamo, di sostegno psicologico. E quindi ho stritolato praticamente la mano di De Melza, che dopo 8 anni, non lo so quanti siano passati, sicuramente quel tatuaggio se lo ricorda anche lei. I prossimi tattoo che ho fatto, ne ho fatti 2 nello stesso giorno, e questi li ho fatti un paio di anni dopo, 2 anni, forse 3 anni dopo che ho fatto questo Believe, e sono la scritta, dov'è? Che neanche io mi ricordo dove siano, la scritta Now, che è qui, e questa è con la mia scrittura. C'è, allora, diciamo che appena fatto si vedeva un po', adesso forse si vede un po' meno, ma non è esattamente perfetta la W. Sono andata in realtà in un tattoo shop qui ad Amsterdam, anche molto conosciuto, ma i tatuaggi piccolini e sottili bisogna essere veramente dei maestri per farli bene. Si pensa di solito che sia il contrario, no? Sono i tatuaggi grandi quelli ad essere super complicati, eccetera. Però se ci pensate, su un tatuaggio così piccolino, che deve essere così sottile, il minimo errore si vede subito. Su un tatuaggio invece gigantesco, il minimo errore lo puoi camuffare. Quindi sì, questa è, forse dovrei andare a ribattere metà della W, però non ha particolarmente importanza per me. In realtà mi piace molto questo tatuaggio, e questo tatuaggio ho voluto farlo con la mia scrittura, e so che molti mi dite che sembra una F, e questa è la mia N maiuscola corsiva, ok? E questo l'ho voluto fare proprio nella mia calligrafia, con la mia scrittura, perché voglio che sia un reminder per me stessa, quando lo leggo, di tornare immediatamente nel momento presente, perché so quanto potere ha il momento presente. Il now, ok? E questo viene anche dal titolo del libro di Eckhart Tolle, The Power of Now, quindi sì, questa è la spiegazione dietro questo tattoo. E poi altro tattoo che ho fatto sempre lo stesso giorno, questi non mi hanno fatto male zero, nessuno mi ha fatto male tranne questo sul polso praticamente, e un altro, e l'altro tattoo che ho fatto nella stessa giornata, quindi sempre ad Amsterdam, che non mi ricordo mai da che parte sta, ma è questo gattino piccolino qui dietro l'orecchio, che poi mi sono un po' pentita perché avrei voluto fare la coda verso l'altra parte. Però insomma, l'importante è che si veda molto molto bene che si tratta di un gattino. Quando ho fatto gli ultimi 2 tattoo, appunto 2 settimane fa, ho chiesto al tattoo artist se ci fosse bisogno di andare a ribatterlo, ma mi ha detto almeno per il momento no. E quindi sì, questo è il mio gattino. Vabbè, che cosa vi devo spiegare di questo tattoo? Io ho sempre avuto gatti fin da quando ero piccola, e l'animale che conosco meglio su questa terra. Conosco esattamente che cosa significa il linguaggio del corpo di un gatto, so come prenderli, sono il mio, non lo so, il mio animale guida. Io mi sento anche molto un gatto, quindi sì,
Questo è, e poi è stato anche un omaggio a Gatto Denver e Gatta Stellina, anche se sto pensando di farmi proprio il tattoo di Gatto Denver e Gatta Stellina, un po' a mo' di fotografia, no? Però ho un po' paura perché quei tatuaggi, ne parlavo proprio con il tattoo artist, ho un po' paura perché quei tatuaggi tendono poi a diventare un po' una macchia con gli anni, che è una cosa che io non vorrei che mi succedesse, quindi ci sto ancora un po' pensando, forse dovrei farli, cioè potrei farli però un pochino più grandi in modo appunto da non rischiare che vada poi a sbiadirsi completamente, però ci devo pensare. Sì, amo i gatti, quindi non potevo non avere il tattoo di un gatto. Siamo a quota 5 con questo. Questo è il quinto che ho fatto e l'ho fatto a Los Angeles ed è hashtag Lucky Girl perché diversi anni fa, quando è uscito Instagram, praticamente quando è nato Instagram, io ho creato il mio profilo forse un paio d'anni dopo, che è iniziato a diventare un pochino più conosciuto anche da noi in Italia. Uno degli hashtag che mi sono inventata, anche se non è una parola, naturalmente non sono due parole che ho inventato io, però l'hashtag che mi ha sempre dato tanta forza è Lucky Girl ed è un hashtag che ho creato, tra virgolette, ma che ho iniziato ad usare tantissimo e che continuo ancora adesso ad utilizzare molto perché voglio ricordarmi con questo tattoo di essere sempre riconoscente per quello che ho, che indipendentemente da quello che mi capita, sono una ragazza fortunata e voglio continuare ad essere. Penso che chi non è mai riconoscente di quanto ha non sarà mai felice perché non riuscirà mai ad apprezzare quello che ha e al contempo non avrà mai niente di più perché, almeno per quanto mi riguarda, per quello che penso io, l'universo non ti darà mai se tu già non sei riconoscente per quello che hai, perché all'universo piacciono molto le persone riconoscenti. E quindi sono, questa è la mia idea, sono dell'idea, e non penso che sia un'idea che condivisibile o meno, non è un'idea negativa, sono dell'idea che più siamo riconoscenti, più ci verrà dato in questa vita e quindi per me è importante appunto saper apprezzare tutto quello che mi arriva, ma anche tutto quello che già ho, e questo è il significato di questo tattoo e dell'hashtag, ed è per questo che ci ho messo proprio l'hashtag perché mi ricordo ancora la giornata in cui, cioè quel giorno quando mi è venuto in mente questo hashtag, e da allora non ho mai smesso di utilizzarlo, appunto, visto che in tantissimi anche voi lo utilizzate, ma è un bel, diciamo, un bel pensiero, perché appunto mi ricorda di essere riconoscente per quello che ho e per quello che mi sta per arrivare, perché questa è la legge dell'attrazione, questo è quello in cui credo. Ed ha sempre funzionato con me nella vita. Dopo la spiegazione del perché ho fatto questo tattoo, vi racconto anche com'è andata. L'ho fatto a Los Angeles, non mi ricordo assolutamente in quale studio, non era in downtown, mi sembra vicino Santa Monica, insomma, non mi ricordo comunque. Questo tattoo, in realtà, io ho chiesto al tattoo artist che non era particolarmente bravo, mi sono poi resa conto, perché l'aveva fatto troppo sottile e tempo, qualche settimana, era scomparso quasi completamente. Quindi sono andata a Trieste a ribatterlo poi ed è venuto fuori perfetto. Amo questo tattoo, sono strafelice di averlo fatto, però appunto ho dovuto sistemarlo e già che ero in quel tattoo shop per ribattere questo tattoo mi sono detta ma sì, facciamone un altro già che sono qua e poi ne ho fatto un altro che è il mio sesto tattoo che come potete vedere devo cercare perché non mi ricordo manco dov'è e questa piccola piccola stellina che però mi piace un sacco. Io adoro questi tatuaggi piccolini così, cioè io li trovo super eleganti, naturalmente va a gusti, poi cioè ci sono ragazzi e ragazze che stanno da Dio con tutte le braccia tatuate, cioè anche quello mi piace ed è anche molto sexy, devo dire, però su di me mi piacciono particolarmente questi tatu piccolini così e quindi ho voluto fare anche questa stellina. Il perché non c'è un perché, ha un significato profondo dietro? Assolutamente no. Mi piace ogni volta che la vedo allo specchio? Assolutamente sì e la adoro. Quindi sì, ho fatto anche questa piccola piccola stellina, poi questa zona per i tattoo mi fa impazzire, amo. Settimo tattoo, se mi seguite da un po', perché questo l'ho fatto 2 anni fa, forse qualcosina in più, sì, no, penso 2 anni fa, e questo l'ho fatto perché era parte di un video, in realtà
visto che per me voi siete la mia, siete veramente una parte molto presente nella mia vita da quando ho aperto il mio canale nel 2009, gradualmente siete diventati veramente parte integrante di me, tanto che io non mi ricordo come fosse praticamente, non sto scherzando, la mia vita prima di incontrare voi, prima di essere su YouTube ed avervi nella mia vita, e quindi volevo fare un tatuaggio che mi ricordasse tutti voi, un tatuaggio che, perché sono tanto orgogliosa del mio canale, della community che ho con voi, quando mi fermate per la strada, il rapporto che io ho con voi è magico, è speciale, è una cosa che non può avere nessun altro, ok? Io la vedo così, e tra l'altro la somiglianza che ho con i miei follower, cioè la pensiamo allo stesso modo. Io veramente mi emoziono se ci penso, perché vi voglio veramente tanto bene e so che voi volete bene a me pur non conoscendomi, quindi questa cosa è bellissima. Ok, basta, mi emoziono costantemente, devo smetterla. Quindi ho voluto fare, appunto, che se non sbaglio era per i 10 anni su YouTube, sì, e adesso saranno quasi 13 a settembre, quindi mi sa che sono passati quasi 3 anni. Mamma mia, veramente con il coronavirus praticamente 2 anni sono volati, e per me qualsiasi cosa era l'anno scorso. Comunque avevate votato voi e mi avete consigliato voi in quel video quale tatuaggio fare. E alla fine ho fatto il tattoo che avete scelto voi, che era il play button di YouTube, però al centro, al posto di esserci la frecciolina del play, la freccia play, c'è un cuoricino che sta a significare appunto l'amore che io ho per tutti voi e l'amore che io sento che mi arriva da tutti voi, che è appunto, è veramente tanto tanto grande. Mi avete aiutato nei momenti più difficili della mia vita, voi ci siete stati, posso veramente dirlo. E quindi ho voluto, sì, anche questo tattoo per me è molto 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 speciale, e non dimenticherò mai la giornata quando l'ho fatto, e non dimenticherò mai il video. In una zona, tra l'altro, in cui volevo avere un tatuaggio da un bel po', anche questo l'ho fatto a Trieste, sempre dalla stessa tatuatrice che mi ha fatto questo e questo. E questo tattoo io ero spaventatissima prima di farlo, perché mi hanno detto tutti che la zona delle costole fa un male cane. Mi hanno veramente, io ho ricevuto anche da follower centinaia, migliaia, se non migliaia di messaggi in cui mi dicevate: Nicole, preparati perché fa malissimo sulle costole. Cioè, è veramente l'esperienza peggiore per quanto riguarda un tattoo, o una delle esperienze peggiori. Quindi io ero veramente, me la stavo facendo sotto. Poi alla fine, ripeto, sarò io che ho una soglia di sopportazione altissima, non lo so, però alla fine non mi ha fatto particolarmente granché. C'è anche da dire che tutti i miei tattoo sono piccolini, quindi ci mettono poco a farli. È una zona che mi piace moltissimo, perché posso anche, se voglio, coprirlo. È una zona in cui il tattoo si vede solo se io voglio farlo vedere, anche quando sono al mare in bikini, quindi. E sono molto contenta di averlo fatto in una zona che posso coprire quando sono al mare, così non si scolorisce e mi rimane perfetto. E arriviamo finalmente agli ultimi due tattoo che ho fatto, cioè il numero 8 ed il numero 9, e vado proprio in ordine cronologico. Vi faccio quindi vedere il primo dei due che ho fatto, se mi ricordo bene, sì, penso, no, no, è stato il contrario, ma io vi farò vedere prima questo sulla mano, che è il più piccolino. Allora, oh mio Dio, sono emozionata, devo farvi la musichetta, ta-ta-ran, 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 e questo è il mio nuovo tattoo. Lo so, è piccolino, si vede a malapena, ma a me piacciono così, ed è una piccola luna. Mi piaceva tantissimo questa zona. Il tattoo artist mi aveva detto: Nicole, mi raccomando, stai attenta quando ti lavi le mani, mettiti prima la crema. E io non sono stata, ma il fatto è che lavandomi le mani costantemente, purtroppo ci sono state un paio di volte che mi sono dimenticata, e io penso di aver tolto un minimo di crosticina, cioè soltanto una piccola puntina sul lato superiore della luna, e mi ricordo anche il momento, e quindi dovrò andare probabilmente a ribattere soltanto veramente, cioè un millimetro sulla punta superiore della luna. Però sì, questo è il mio nuovo tattoo. Inizialmente in realtà volevo farlo sul dito, solo che il tattoo artist mi ha detto: guarda, che se lo vuoi fare sul dito e non vuoi che ti diventi una macchia, devi farlo
più grande e quindi mi ha fatto vedere, cioè era tipo, era gigantesco per me, quindi non me la sono sentita. Anche il tattoo artist mi ha sconsigliato come zona quella delle dita perché tendono a svanire nel tempo, e qui anzi vi metterò anche il nome del tattoo artist, lo trovate su Instagram con questo nick che mi ha fatto i due tatuaggi. La mia idea era di farlo o sul dito anulare qui oppure su questa zona, quindi alla fine ho optato per questa zona qui che mi sembra molto elegante, adoro, adoro tantissimo. E il significato della luna non è nient'altro che il simbolo che mi è stato assegnato all'asilo, e il, diciamo che è anche un simbolo che descrive un po' il mio fascino da quando sono piccola per l'astronomia, per tutto ciò che è nello spazio. Quando ero piccola volevo fare l'astronoma, ma alla fine mi è rimasta sempre questa grandissima passione, cioè una delle mie cose preferite è star fuori a guardare le stelle, aspettare le stelle cadenti o ammirare la luna, e questa è una cosa che io amo. Quindi chi mi conosce lo sa che la notte delle stelle cadenti per me è santa, e quindi sì, questo è il significato della luna che adoro. E arriviamo quindi al nono ed ultimo tatuaggio per il momento, perché sto già pensando a uno nuovo. Comunque per il momento questo è il mio nono ed ultimo tattoo, ragazzi. Posso finalmente togliere questo orribile cerotto che non sopportavo veramente più. Ok, si vede naturalmente a malapena, così da lontano, lo vedrete più da vicino in videocamera, e c'è scritto It's the little things, e questo tattoo ha un significato molto speciale per me. E il perché l'ho fatto è perché se molti pensano che per cambiare il mondo ci sia bisogno di gesti enormi, gesti troppo grandi per poterci far qualcosa, per noi ci sentiamo tanto piccoli, quindi abbiamo quest'idea che se vogliamo cambiare il mondo dobbiamo essere capaci di fare dei gesti giganteschi, e io non penso che sia assolutamente così. Io so che se ognuno di noi si mettesse a fare delle piccole cose per gli altri, istantaneamente il mondo sarebbe un posto migliore e nessuno avrebbe bisogno di fare delle cose eclatanti e gigantesche, perché appunto sono le piccole cose quelle che veramente possono cambiare il mondo, sono le piccole cose quelle che ci possono cambiare la vita, sono le piccole cose quelle che ci cambiano le giornate, sono le piccole cose ad essere veramente importanti, perché come dice il piccolo principe, l'essenziale è invisibile agli occhi, sono le piccole cose. Avevo un po' il dubbio se tatuarmi appunto l'essenziale invisibile agli occhi oppure It's the little things, però It's the little things è più una cosa per me che solo io capisco, mentre la frase dal piccolo principe è ovviamente super conosciuta, quindi alla fine appunto ho optato per questo. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, che spero davvero vi sia piaciuto, so che era super atteso, quindi vi mando un bacio gigantesco, come al solito venite qua, siete pronti per l'abbraccio? Venite qua che vi abbraccio forte 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 forte. Voi vedrete questo video domani, che è venerdì, quindi io vi aspetto lunedì con un nuovo video alle 17:30. Vi auguro un buon weekend, vi voglio tanto bene, ciao.